Faccio un attimo una... Sì, si abbassate? Abbassate, ok. Allora, oggi questa udienza era dedicata, come sapete, all'esame del Presidente Conte. Noi siamo estremamente soddisfatti da quanto è stato detto, perché ha ribadito il Presidente Conte quello che ha sempre sostenuto il Senatore Salvini, cioè che con il cosiddetto governo Conte 1 c'è stato un cambio di marcia sulla politica dell'immigrazione e si è deciso di essere molto più rigorosi e di fare in modo che le redistribuzioni avvenissero sempre dopo gli sbarchi. Abbiamo documentato che in tutti i casi del 2018 e 2019, mentre il Presidente Conte si occupava di redistribuzione, i migranti erano ancora a bordo delle navi. Devo dire che anche il giudice sembra aver colto che si tratta di una linea di governo, dopodiché può piacere o non piacere, ma è sicuramente stato accertato che è una linea di governo. Sono state prodotte una serie di lettere, una tra l'altro citata proprio dal Presidente, nelle quali si fa riferimento a un gioco di squadra diretto alla sicurezza italiana. E quindi io credo che con oggi possiamo veramente concludere che finalmente è venuta fuori la verità. Si era sempre detto che le scelte di Salvini erano atti estemporanei o che Salvini volesse vessare i migranti. Persino Conte ha parlato di una linea politica condivisa, quindi siamo estremamente soddisfatti. Avvocato, tutta l'uscita di Palazzo Chigi ha confermato questa linea politica comune e ha detto comunque che anche se questa sorta di coralità nell'azione non c'è stata, bisognerà ancora distinguere la fase politica da quella penale. Ma non ci sono dubbi, proprio questo noi abbiamo sempre sostenuto. Le scelte di un ministro in linea con la politica del governo sono atti politici. Sarebbe stato il Senato a dover bloccare questo processo. Non si sarebbe dovuti arrivare a processo. Quello che dice il GUP è esattamente quello che dico io, e cioè che sono scelte politiche. Magari nello scambio delle mail, tra l'altro, questa sorta di confermato punto numero uno da voi vi ricorderete che io avevo chiesto quest'estate addirittura alla Presidenza del Consiglio di avere dei documenti, mi erano arrivate poche carte, le ha chieste il GUP su mia sollecitazione, sono arrivati dei bauli. In questi bauli ci sono una serie di note, mail, documenti importantissimi che attestano che mentre i migranti erano a bordo, per tutelare i migranti ed evitare che arrivassero in Italia e fossero bloccati negli hotspot, si faceva di tutto per ricollocarli prima degli sbarchi, e che quindi non era una scelta scellerata di Salvini, ma era una linea che tutelava i migranti, evitava morti in mari e che Conte non solo ha condiviso ma ha promosso. Per quanto riguarda la politica nazionale, il segretario Salvini... No, aspetti, c'è lì prima a commentare l'audizione di oggi. Ma io sono molto soddisfatto perché sta emergendo che ho protetto l'Italia e gli italiani da ministro. Spero che finisca quanto prima questo teatrino della compravendita dei senatori e dei litigi fra Conte e Renzi per tornare a proteggere gli italiani. E quindi spero che gli italiani possano esprimersi quanto prima, o quantomeno che sia un centrodestra che torni protagonista. Abbiamo dimostrato buon senso, responsabilità e amore per gli italiani anche all'opposizione, facendo approvare tante norme a favore delle famiglie e delle imprese. Da settimane c'è un governo fermo, litigioso, confuso, incapace. Non si può andare avanti così in un momento in cui c'è un piano vaccinale fermo, in cui non arrivano cassa integrazione, non arrivano rimborsi alle imprese, le scuole aprono o chiudono a seconda delle province, a seconda delle settimane. Abbiamo voglia di fare, di aiutare, di curare, di proteggere, di correre. Ringrazio il giudice che ho trovato lungo la mia strada, perché nei giorni dei palamara, che svelano il volto peggiore della magistratura politicizzata, ho trovato un giudice che ha approfondito, che ha letto, che ha capito, che ha compreso, e quindi fortunatamente quando ci occuperemo di riforme della giustizia potremo contare anche sulla collaborazione di tanti magistrati e uomini di legge per bene. Segretario, la sua apertura ieri ha utilizzato delle parole che sono piaciute all'interno del centrodestra, probabilmente dicendo mettiamo da parte Conte e poi si discute di tutto il resto. Cioè la Lega apre all'ipotesi di un governo
istituzionale con tutti dentro o rimangono sempre le elezioni l'obiettivo primario? Come posso pensare a un governo tutti dentro quando il PD vuole cancellare quota 100 che abbiamo fatto noi, quando il PD cancella i decreti sicurezza che abbiamo fatto noi, quando noi oggi abbiamo presentato una proposta di legge per tagliare l'IVA, l'IRAP e l'IMU e nei progetti del PD c'è la revisione del catasto per aumentare l'IMU. Per serietà io non vado al governo a tutti i costi per scaldare una poltrona sotto il sedere, quindi la via maestra è la parola agli italiani che hanno sopportato tanto, io direi troppo, vedendo le scene imbarazzanti di questi giorni. L'unica alternativa è un governo serio a guida centrodestra che mette al centro il lavoro, la crescita, lo sviluppo, la cura, la scuola, la salute. È chiaro che se io voglio aprire tutti i cantieri fermi, se io voglio la TAV, la dorsale adriatica, il ponte sullo stretto di Messina, la gronda di Genova, la pedemontana, i termovalorizzatori, è difficile farlo con i signor no di professione. Quindi quelli che parlano di governi di salvezza nazionale spesso pensano alla salvezza della propria poltrona. O c'è un governo serio che si dà alcuni punti da portare avanti e li fa, o se no io al governo con Zingaretti, Renzi, Di Maio non vedrei cosa potrei fare. Però il governo di unità nazionale ne ha parlato. Diceva anche il senatore Vitali che ci ha ripensato ad appoggiare Conte perché ha sentito lei. È vero? Guardi, quelli che hanno da promettere posti, incarichi o poltrone sono quelli che stanno al governo, spero ancora per poco. Perché noi che siamo l'opposizione evidentemente abbiamo poco potere da distribuire. Dico solo che confidiamo nel presidente Mattarella che penso non tolleri ancora a lungo questa disperata caccia al viandante. Non stanno cercando dei responsabili, stanno cercando dei profughi che hanno a cuore la loro poltrona. L'Italia non lo merita. O c'è un governo che ha i numeri per governare, oppure la parola in democrazia spetta agli italiani. Aspetta, però in coalizione voi vi presenterete insieme, insomma, lì alle consultazioni, però Forza Italia ha detto che lui è per un governo di unità nazionale, voi non siete d'accordo neanche con Forza Italia? In questo Guardi, momento. Oggi il presidente Mattarella ci chiederà domani, anzi, se siamo disposti a sostenere un governo Conte, visti i disastri che ha fatto, la risposta compatta sarà no. Quindi unità nazionale neanche? No. Io sono abituato a fare una cosa alla volta. Se per lei unità nazionale significa andare al governo con Di Maio e Zingaretti, mi sembra evidente che la risposta sia no. Vero, però se c'è un altro nome, ma il PD di Zingaretti rimane, cioè il tema è quello. Ma io non capisco perché il PD, che perde sempre le elezioni, deve rimanere costantemente al governo. Questa è una cosa curiosa. Comunque noi proporremo a chiunque alcuni punti che sono fondanti per il centrodestra, mettono al centro il lavoro, lo sviluppo, la flat tax, il taglio delle tasse, un condono fiscale, una pace fiscale che cancelli 50 milioni di cartelle esattoriali, l'apertura di tutti i cantieri fermi da nord a sud, una riforma della giustizia fatta con chi lavora nella giustizia, ci aggiungo un'idea di famiglia e di tutela della vita sempre e comunque vediamo chi ci sta. Il governo di centrodestra potrebbe essere un'alternativa al voto, cioè un governo di centrodestra allargato. Se avesse i numeri, sì. Allargato Matteo Renzi? No. Mi vede al governo con Renzi? Allora cosa io c'è no. C'è stata una frase di Centinaio che dice che Renzi è responsabile. Non so, io non interpreto il pensiero altrui, io al governo con Renzi non ci vado. Allora dicendo, mettendo da parte Conte, come diceva il collega, poi si ragiona. No, però ragazzi, una cosa alla volta. Ripeto, io oggi capisco che sia poco appassionante, sono contento perché abbiamo depositato un progetto di legge per il taglio dell'IVA e a questo mi fermo. Io mi occupo di tasse, di vita vera, di scuola, di salute, non di primule. Anzi, stiamo preparando e chiudo un esposto per la procura, perché prima o poi Arcuri risponderà di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Ecco, che servano centinaia di milioni per fare le primule, per vaccinare gli italiani, quando abbiamo problemi con siringhe e vaccini, è surreale. Io mi auguro che insieme a Conte se ne vada anche Arcuri, perché non se ne può più. Grazie, buon lavoro.